Ben ritrovati a Casa del Foot, sono Andre e sono qui con l'episodio numero 70 del Play for Fame. Come vedete la novità è che c'è la mia faccia, adesso penso sia in alto a destra, e quindi non sono in live, però vi commenterò questo episodio facendovi vedere la mia brutta faccia. Sarà un episodio un po' strano in quanto prima registravo con la Vermedia e mi ha fatto girare il cazzo perché a un certo punto si è bloccata, non registrava più, allora ho fatto un cambio al volo, ho attaccato di nuovo il PVR e lì ho registrato un po', però ha registrato di merda, non so perché, ha registrato malissimo, andava a scatti, si perde i pezzi comunque. Prima di giocare la prima partita faccio un po' di acquisti, come avete visto. Prima ho dato una forma a reverse, se non sbaglio, poi ho preso Ari, di nuovo, scartando quell'altro che avevamo, ho preso Gian, un altro centrocampista, ho preso Kleber e non mi ricordo se prendo qualcun altro. Forse, sì, prendo Adriano, terzino sinistro, che lo prendo all'asta tipo a 350 perché costano tipo più di 900 tutti col compra ora i terzini sinistri, non so, c'è questa moda di fare costare di più. Poi ho dato un contratto a Mario Fernandes, un contratto di bronzo che avevamo già, e sono andato a giocare la prima partita. La prima partita contro la squadra brasiliana, un 4-5-1 abbastanza scarso perché i giocatori che ha comprato, come vedete, sono tutti in modo sbagliato, ruolo sbagliato, un po' a caso. Con quei soldi poteva fare qualcosa di meglio sicuramente. Passano 5 minuti e passo in vantaggio col gol di Kleber su un cross deviato dal portiere, in qualche modo lasciando la porta scoperta. Kleber, che giocava al posto di Lima, era all'esordio, segna il gol dell'1-0. Il 2-0 arriva da parte del difensore centrale, che dovrebbe chiamarsi Enrique, e segna il 2-0. E come vedete qui le clip fanno un po' schifo, perdonatemi, ma non ci posso fare niente, anzi sono riuscito a recuperarle, quindi meglio di niente insomma. Quindi 2-0 al 30esimo, arriva il 3-0 di Alan, che è l'ala destra meno costosa di FIFA 13, credo costa 350, la trovi, e l'ala destra più comune forse del Brasile. Però non è neanche malissimo, quindi qui segna il 3-0 e il 4-0 lo fa Roberto Firmino, questo bel gol, tiro a giro sul secondo palo. Diciamo che le emozioni finiscono qui perché il mio avversario ha smesso di giocare e ho messo giù il joystick anch'io, ho fatto possesso palla e quindi ho vinto il titolo a divisione 5. È un sonoro 4-0, lui non ha fatto neanche un'azione, per quello ha smesso di giocare. Con i soldi, tutti i soldi che sono riuscito a raccimolare, ho comprato Rafael all'asta, un po' battagliando un po' perché costa 1.900-2.000 credo, io ho preso a 1.700, e poi ho preso Jorge Enrique a 650, che è una delle mie ali destre preferite, infatti è veramente fortissimo, molto veloce, 4 stelle abilità. Il secondo avversario è una Bundesliga buona, decisamente tutta ora un modo di giusti, e con l'attacco Diouf e Eswin che sono molto veloci, e ho fatto molta fatica a difendere con i miei due difensori centrali, che nonostante il reverse sia molto forte, però è molto lento, va affiancato con uno veloce che al momento non abbiamo e non ho neanche i soldi per prenderlo. Come avete visto ha segnato l'1-0, un bel gol di Diouf. Il 2-0 non arriva perché infatti arriva l'1-1 di Lima, che sfrutta una mezza papera del portiere e riesce a ribadire in gol un tiro di, non mi ricordo chi, il nostro centrocampista. Poi arriva il gol del 2-1, qui guardate Eswin si fuma Enrique in velocità, Adriano prova a ucciderlo da dietro, non ce la fa tranquillamente, e quindi incrociando col destro fa un bel gol, 2-1, e diciamo è difficile da tenere, poi laggava un pochino, il coso non stava registrando bene, è una partita un po' del cazzo. Qui intanto vedete come Enrique si faccia inculare bellamente da Eswin, che è veramente troppo veloce per lui, ha tipo 50 punti in più di velocità, segna il 3-1 col passaggio in mezzo. E però nel secondo tempo, come vedete, al 73esimo arriva il gol di Lima, che davanti al portiere sgancia una bomba sul primo palo, e diciamo che ho perso tipo 20-25 minuti del secondo tempo perché ho cercato di far ripartire il PVR che si era bloccato, avevo finito le pause eccetera eccetera, e qui arriva il gol del 4-2 con Eswin, un'azione un po', cioè una bella azione dobbiamo dirlo, però fortunato perché ha fatto palo gol, e all'ultimo secondo riesco a segnare il 4-3, ma non basta, 3 gol di Lima, attaccante formidabile, non c'è niente da dire, non l'avevo mai usato, è veramente fortissimo, un motivo in più per comprargli un contratto oro. Poi ho pagato 300 perché non avevo voglia di cercarlo a 250, 200, non so adesso quanto si possono trovare all'asta. E vado a giocare la terza partita. Questa partita l'ho registrata in un secondo momento perché mi stava facendo girare il cazzo anche la connessione quel giorno che registravo. E come vedete è una squadra tutta bronzo, anche se coreana, fatta diciamo ricercata.
Però lui era abbastanza bravo, la sua squadra faceva cagare. Qui il gol del 1-0 arriva dopo 2 minuti con un bel tiro deviato, purtroppo per lui, un tiro deviato dopo una bella azione. E si esalta il mio giocatore, comunque un tiro deviato, hai avuto culo, inutile, inutile che ti esalti. 2-0 al 17esimo, parte questo contropiede con Neymar che lancia Lima, che veramente ha un'ottima velocità, forse non un grande scatto, ma un'ottima velocità. E quindi se lanciato riesce comunque ad andare verso la porta tranquillamente, poi lui non penso ad essere difensori veloci. Quindi 2-0, come ho detto lui era bravino a giocare, il problema erano questi suoi giocatori anche troppo lenti a volte. Qui vedete Enrique va via come vuole sulla destra, mette un pallone al centro, adesso metterà un pallone al centro teso per Neymar che arriva di sinistro al volo e insacca. Un gol difficile da fare perché comunque nonostante la porta fosse vuota, ha calciato al volo di sinistro con il suo piede in equilibrio precario. Quindi 3-0 e qui al 45esimo grande azione personale di Neymar. Vabbè, c'è poco a dire, sono giocatori di bronzo, fanno molta fatica a tenerlo. Qui tra una laggata e l'altra riesco a segnare il 4-0. E nonostante ciò lui prima molla un po', adesso vedrete il secondo tempo, si cazzeggia un attimo, qui prende un calcio di rigore no, prima arriva il gol del 5-0, scusate, che segna Firmino, se non sbaglio, di testa, su un bel cross di Enrique, qui questo qui è il calcio di rigore, con un bel dribbling di Ari, che poi viene steso brutalmente in aria, calcio di rigore segna Lima, adesso segnerà Lima. Che non è il miglior rigorista è Ibson, però ho fatto tirare Lima perché Mikasa è Lima, gran giocatore Mikasa. Qui guardate 7-1, vi ho saltato il 7-0 perché era un gol normale, niente di che, non volevo allungare troppo il brodo. E qui 7-1, fortunato, tiro deviato, Rafael ci capisce poco. E proprio per questo motivo ho deciso di infierire ancora con Lima. 8-1, niente, dribblo portiere e segna. E non vi ho messo il gol del 9-1 perché era del tutto inutile. E quindi prima vittoria in questa divisione, dopo la sconfitta di prima ci stava una vittoria così dilagante. E non mi resta che salutarvi, rimandarvi a domani che c'è il TG della casa, con nuove bombe di mercato questa settimana, ovviamente con Mick. E niente, noi ci sentiamo al prossimo video, il Playforframe torna settimana prossima e ciao a tutti.